spoglia Gallery la showgirl argentina, che aspetta il secondo figlio con il fidanzato Antonino Spinalbese, pubblica per la prima volta una foto del suo ventre nudo. E su Instagram fa partire il sondaggio, maschietto o femminuccia 18 febbraio 2021 di Nicola Bambini. Pochi giorni fa ha pubblicato un video in cui si accarezzava il pancino davanti allo specchio, mostrando tutta la felicità dell'attesa. Stavolta, Belen Rodriguez sceglie una foto, la prima nel suo feed Instagram in cui svela il suo ventre nudo. Baby boom, scrive nella tenera didascalia, affiancando un pulcino a due cuori bianchi. Immediata la risposta del fidanzato, Antonino Spinalbese, più innamorato che mai. D'altronde non è una novità che tra i due scorra una passione forte. Le nostre prime foto insieme, i nostri primi contatti, è la dedica di Belen alla sua dolce metà. Siamo uno dei film più romantici che abbia mai visto, non svegliarmi mai. Sono legati dalla scorsa estate. Lei, 36 anni e mamma di Santiago, ha avuto con l'ex marito Stefano De Martino, e lui, hairstylist di origini campane, 10 anni più giovane. Nel frattempo Belen ha pubblicato sui social anche un sondaggio dove interroga i suoi 10 milioni di follower sul sesso del bebè in arrivo, maschietto o femminuccia. La stragrande maggioranza degli utenti hanno votato per il fiocco rosa, forse condizionati dalle rivelazioni del giornalista Santo Pirrotta, che già alla fine di gennaio durante la trasmissione ogni mattina annunciava in anteprima la gravidanza. Aspettano una bambina e si chiamerà Tabita, ha dichiarato, riportando sotto i riflettori un nome che Belen aveva già indicato tra i suoi preferiti. Lei è felicissima, non desiderava altro, sono state invece le parole di alcune fonti vicine a casa Rodriguez. Vorrebbe fermare il tempo perché adesso ha tutto quello che ha sempre voluto. Pochi giorni dopo è arrivata così pure la conferma della diretta interessata. Sono entrata nel quinto mese. Ti aspetto.